Buongiorno a tutti, Luca di scacciatiinvestire.biz. In questo breve video voglio condividere con voi un'analisi fatta sull'oro, quindi sul gold, la materia prima per eccellenza. In questo grafico vediamo un trend rialzista iniziato a inizio 2016, individuato benissimo con questa trend line, rialzista. Vediamo appunto anche un inizio di trend al ribasso, cominciato appunto intorno all'inizio di luglio. Individuato molto bene da questa trendline ribassista, molto importante il punto di rottura da parte dei prezzi, appunto della trendline rialzista, con un movimento molto importante verso il basso, molto repentino e molto veloce. Ora, i prezzi sembrano quindi aver cominciato un trend al ribasso, tra l'altro individuabile anche con un canale ribassista che possiamo disegnare semplicemente disegnando la parallela della trend line al ribasso. Eccolo qua, riusciamo davvero bene ad individuare questo canale. Quindi in questo momento i prezzi sembrerebbero rimbalzare, sembrerebbero aver segnato questo trend al rialzo, che sembrerebbe appunto essere un movimento al rialzo contenuto all'interno di un trend più ampio al ribasso. Tra l'altro, i prezzi in questo momento si trovano in una zona di forte resistenza che appunto individuo, vi faccio vedere bene attraverso questa zona di colore, quindi sembrerebbe proprio che i prezzi potrebbero essere in un punto in cui ci darebbero un'ottima chance di metterci al ribasso. Come facciamo quindi ad aumentare le nostre probabilità a favore, a decidere appunto se effettivamente metterci al ribasso oppure no? Ci facciamo aiutare dal nostro software previsionale, il Forecaster. In questo caso abbiamo appunto qui sulla destra appunto il grafico del gold, la previsione fatta dal forecaster. Qui sulla sinistra abbiamo il grafico reale. Andiamo ad utilizzare per la nostra previsione il metodo Sherry System. Andiamo a fare la procedura e quello che voglio farvi vedere è appunto questo, ovvero che sembrerebbe proprio che i prezzi siano ben allineati con quello che è appunto il grafico reale. Lo vediamo qui. Tra l'altro, voglio farvi vedere una cosa molto interessante. Guardate che corrispondenza davvero molto molto interessante che abbiamo qui tra questo movimento repentino al ribasso che c'è stato sul grafico reale, il grafico nero. Come vedete, è molto molto simile a quello che era la previsione del forecaster. Quindi in questo caso vediamo appunto che i prezzi sembrerebbero appunto voler continuare in questo trend ribassista. Quindi un'analisi fatta appunto sul grafico viene poi confermata da quella che è di fatto la stagionalità dei prezzi, quindi di sicuro abbiamo delle chance maggiori a nostro favore. Se siete interessati a capire come fare a imparare a fare questo tipo di analisi con lo Sherry System, vi ricordo che sul calendario eventi è presente già il corso che terrà Marco Di Vita il 29/11/2016, appunto, su come imparare ad utilizzare il forecaster, che è il nostro software previsionale, con il metodo Sherry System, che è quello che avete appena visto fare da me. Se state vedendo la registrazione di questo video, il corso è già passato, trovate la registrazione del corso forecaster con lo Sherry System sul sito formazionetrading.com. Eccolo qui, lo trovate appunto nella sezione video corsi. Buon trading a tutti!